La prima domanda è perché pensi che i tuoi quadri siano più belli animati che non così come sono? Vabbè, la domanda a bruciapelo così. No, io non penso di aver fatto più dei quadri originali, statici. Il mio discorso è diverso, è una via completamente diversa, è un trattamento parallelo rispetto all'opera originale, quindi anzi io ho cercato di mantenere un rispetto per l'opera d'arte originale, creando un qualcosa appunto di diverso. Quindi non voleva assolutamente aggiungere qualcosa in più a quello che è già perfetto, insomma, è soltanto un percorso differente. Ecco, però è un percorso, nel senso che tu hai scelto dei quadri, li hai scelti di un certo periodo storico, sì, li hai messi uno dietro l'altro montandoli alla ricerca di che cosa? Alla ricerca di una narrazione emotiva. Non volevo fare un percorso sulla storia dell'arte o un percorso storico, cioè non passo i vari periodi artistici. Il mio è semplicemente un racconto sulle emozioni umane, che va dalla nascita alla morte, passando dall'odio, l'amore, la sessualità, la paura, la sofferenza, cioè le principali emozioni umane trattate attraverso le opere dei grandi classici. Questo perché l'arte classica per me è una delle cose che può esprimerà al meglio questo tipo di concetto, questo tipo di narrazione. Tu l'hai fatto in qualità di animatore o di futuro che cosa? Io non mi sento un animatore, perché io sono un regista, lavoro col video in diverse tipologie, realizzo videoclip, realizzo commercial, realizzo dal live action all'animazione, cioè a me piace avere più strade a disposizione per poter esprimere quello che ho dentro, quindi sono soltanto mezzi, poi quello che conta è cosa comunichi e quindi mi piace appunto sperimentare diverse tecniche, dall'animazione allo stop motion alle riprese in live action, e quindi non mi sento un animatore, ma mi sento un regista che lavora sulle immagini. E quindi il prossimo progetto, quello su cui stai lavorando? È in testa, adesso mi sto concentrando un po' sulla distribuzione di beauty, festival o non festival, e su lavori commissionati, sto lavorando adesso, perché ho ricevuto parecchie richieste di lavoro tramite beauty. In testa però ho già tre progetti, uno molto ben definito e sto aspettando il momento buono per iniziare. Vabbè, una piccola anticipazione. È un lavoro, uno dei tre è un lavoro su il respiro, in diverse tipologie, trattate in diverse tipologie. Anche qui quadri? No. Il lavoro sui quadri l'ho esaurito con Beauty, non ci sarà un Beauty 2, non ci sarà, anche perché il lavoro di Beauty non è sui quadri ma sulle emozioni umane, quindi il discorso sulle emozioni l'ho esaurito, quindi non ci sarà un Beauty 2. Sarà attraverso delle fotografie animate con una tecnica speciale. Non ci sarà neanche The Beast? The Beast? Beauty and the Beast. No. Era una cazzata finale. No, stavo pensando perché Beauty è composto da 118 opere, però ovviamente ne ho elaborate e animate molte di più che poi nel Final Cut ho dovuto scartare. Probabilmente in autunno uscirà un contenuto extra con tutte le scene che ho tagliato. Non è niente di narrativo, non è niente, è semplicemente un giochino per gli extra. Sì, gli extra, classico extra da DVD.